E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Oggi andremo a scoprire la data ufficiale di iOS 15.1, macOS Monterey e tutte le novità presentate durante l'ultimo Apple Event. Ma andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia, ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram, Mirko-Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare ragazzi dell'ultimo Apple Event. Proprio ieri pomeriggio sera abbiamo visto insieme su Twitch il nuovo Apple Event, dove Apple ha presentato diversi prodotti e ha rilasciato le date ufficiali dei nuovi aggiornamenti, ovvero iOS 15.1 e macOS Monterey finalmente, e anche il nuovo watchOS 8.1. Iniziamo intanto da questo e poi ci spostiamo con le novità sostanziali dell'Apple Event, ovvero le nuove AirPods 3, il nuovo servizio Apple Music Plan e poi anche HomePod Mini in Italia e molto altro. Ma intanto parliamo di iOS 15.1 e di macOS Monterey, ragazzi. Sono due degli aggiornamenti più attesi, soprattutto Monterey, dato che ancora dopo l'annuncio a giugno, durante il WWDC, non è ancora praticamente pervenuto a noi utenti, ma solamente in versione beta. Ora, il 25 ottobre dovrebbe uscire ufficialmente questo nuovo aggiornamento insieme ad iOS 15.1 e watchOS 8.1. Apple ha ufficializzato che macOS Monterey esce proprio in quel giorno, dato che oggi Apple ha rilasciato l'ultima versione in beta di tutti e tre i software per iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch. Chiaramente lo stesso giorno dovrebbero uscire in sincro tutti e tre per i dispositivi. Quindi ci aspettiamo iOS 15.1, watchOS 8.1 e ufficialmente anche macOS Monterey. Ma iniziamo a parlare delle novità vere e proprie, ragazzi, perché sono stati presentati almeno due prodotti veramente eccezionali. E infatti iniziamo con le AirPods 3. I rumors, ragazzi, erano praticamente tutti esatti. Apple conferma, perché ovviamente ce li ha mostrate, il design che tanto abbiamo visto in quest'ultimo anno, ragazzi. Io stesso l'ho provato, vi lascio il video qui sotto in descrizione. Ho proprio provato queste copie cinesi che poi effettivamente ad oggi si sono rivelate essere identiche alle AirPods di terza generazione. E quindi, beh, quali sono le novità di questo nuovo prodotto? Intanto ragazzi, un design completamente rinnovato. Ve lo avevamo già accennato dai rumors, ma praticamente Apple cambia il design, lo rende simile a quello attualmente disponibile sulle AirPods Pro, ma non ha i gommini in ear. Infatti ha una indossabilità universale che si tramuta in sostanza in una cuffietta che può essere indossata da tutti. Le AirPods di prima e seconda generazione si potevano indossare su qualsiasi orecchio praticamente. Adesso hanno la stessa funzionalità, quindi con la nuova forma si adattano a qualsiasi padiglione auricolare, quindi a qualsiasi vostro orecchio. E per la prima volta anche sulle AirPods non in versione Pro o non in versione Max arriva l'audio spaziale, ragazzi, che permette ovviamente di sentire un audio in tre dimensioni, quindi tutto attorno a noi, quando guardiamo un film, quando ascoltiamo un brano musicale, eccetera eccetera. Ovviamente ci sono anche dei nuovi sensori che rilevano il movimento della testa dell'utente e ci permette di creare appunto questa esperienza surround molto coinvolgente. Vi starete sicuramente chiedendo qual è la qualità migliore di queste AirPods 3? Beh, Apple utilizza due diverse novità per quanto riguarda il comparto audio, perché abilita l'equalizzatore adattivo, quindi in base al brano musicale le AirPods 3 permetteranno di far fuoriuscire un suono più potente, con più bassi, più acuto. Diciamo, in generale abbiamo un equalizzatore adattivo che capisce qual è la tipologia di brano musicale e cosa piace ascoltare, come piace ascoltarlo al nostro orecchio.
L'altra novità invece in comparto audio è inerente alla forma delle AirPods, perché Apple ha creato una nuova cassa che ingloba il suono direttamente nella capsula auricolare per andare direttamente subito all'interno del nostro orecchio, quindi molto più diretto il suono, e ovviamente con questa miglioria sia via software sia via hardware l'audio è quasi paragonabile a quello delle AirPods Pro secondo Apple, ovviamente non per la cancellazione del rumore, ragazzi, perché non è una delle novità di queste AirPods 3, anche perché sennò si chiamerebbero AirPods Pro 2. Ed infine, ragazzi, ma non meno importante, 6 ore di autonomia continua come le vecchie AirPods di seconda generazione, ed infine supporto finalmente alla ricarica ufficiale MagSafe di Apple. Si va a mettere in contatto il nostro case delle AirPods con il caricatore MagSafe e si attaccheranno magneticamente. E parliamo infine di prezzo, 199 euro in Italia, disponibili già da questo momento, quindi potete già andare sul sito Apple per poterli acquistare, oppure recarvi sulla nostra applicazione iSconti, che trovate anch'essa qui sotto in descrizione, in modo tale da trovare gli ultimi sconti a disposizione o gli ultimi prodotti appena arrivati, come proprio le AirPods 3. E continuiamo, signori, con il secondo prodotto presentato quest'oggi, anzi, invece di dire presentato, diciamo, ha aggiunto la sua presenza al nostro caro vecchio paese, ovvero l'Italia, ragazzi, perché HomePod Mini è finalmente disponibile in Italia, anzi, sarà finalmente disponibile in Italia entro fine novembre. Apple ha rilasciato una gamma di nuove colorazioni, ovvero 3 nuovi colori che si vanno ad aggiungere al classico bianco e il nero, ovvero l'arancione, il giallo ed il blu. Quindi in Italia sarà disponibile al costo di 99 euro. Molto interessante, finalmente abbiamo il primo HomePod della storia che è arrivato ufficialmente anche in Italia. E qui, signori, passiamo al pezzo forte, ovvero il succo di tutto l'Apple Event. Apple presenta i nuovi MacBook Pro 2021, ragazzi. Questi nuovi MacBook Pro hanno tantissime, ma tantissime novità. Iniziamo intanto dal design, perché il design cambia completamente, ragazzi. Apple, anche su questo prodotto, immette i bordi squadrati, che si riflettono anche sul display, perché il display non è più rettangolare, ma è stondato rettangolare. Ovvero molto più morbido ai lati, e tutte le schermate di Mac si adeguano appunto a questo nuovo display, a questa nuova cornice che tra l'altro è ultra sottile e contiene anche la barra sensori notch, ragazzi. E voi direte, beh, Apple cosa ha fatto? Ha messo il Face ID sul Mac? E no, ragazzi, ha ristretto le cornici e quindi la sezione dedicata alla webcam, quindi la fotocamera frontale, necessitava di più spazio e quindi hanno creato una barra sensori notch che detiene il sensore dell'illuminazione, quindi regola la luminosità in base all'ambiente circostante, ma anche chiaramente la webcam. Ma niente Face ID, eh? Ma ci sono tantissime altre novità su questi MacBook Pro 2021, ragazzi, e continuiamo infatti con la tastiera che viene completamente rivista, ridisegnata, con una tonalità black su tutti i modelli, che tra l'altro sono disponibili sia da 14,2 pollici sia da 16,2 pollici con mini LED, quindi display composto da mini LED e refresh rate, promotion display 120 Hz, fluidità veramente incredibile anche su questi Mac. Per quanto riguarda la tastiera, mi dimenticavo, è stato aggiunto il Touch ID identico all'attuale Magic Keyboard degli iMac 2021, con una piccola ma grande aggiunta, ovvero è stata rimossa totalmente la Touch Bar, ovvero la barra OLED Touch che ci permetteva di utilizzare i tasti funzione in maniera tappabile. Apple ha riportato i tasti F1, F2, F3, eccetera, eccetera, ma stavolta ingranditi allo stesso livello dei tasti di scrittura, quindi le classiche lettere. Molto interessante, soprattutto per la funzionalità e la rapidità dell'utilizzo di un Mac. E poi, ragazzi, sempre su questo prodotto, Apple ha fatto un ulteriore lavoro, ovvero ha riportato tantissime vecchie porte che gli utenti hanno richiesto nel tempo molte e molte volte, ovvero è tornata la porta HDMI, è tornato il jack delle cuffie, è tornato lo slot per le schede SD delle fotocamere e sono state aggiunte diverse nuove porte USB-C. Ma, cosa molto più importante, Apple ha riaggiunto il MagSafe, ragazzi, ovvero il primo effettivo prodotto o accessorio che si chiamava MagSafe, perché noi lo conosciamo adesso magari per gli iPhone, i MagSafe, i caricatori o gli accessori inerenti appunto ai nuovi iPhone 12 o 13, ma effettivamente il MagSafe è sempre stato già presente nel mondo dei Mac, soprattutto con i Mac del passato, perché è un alimentatore che permette di connettersi e sconnettersi dal Mac magneticamente, in modo tale che qualora dovessimo sbattere sul cavo
non tiriamo anche il Mac e non arriva a terra, ecco. E ultima novità, dalle 19 alle 21 ore di utilizzo continuo, in base alla versione da 14 o 16 pollici, e in 30 minuti il nuovo alimentatore riesce a caricare con ricarica rapida ben il 50% della durata batteria. Prezzo iniziale della versione da 14 pollici, 2300, se non erro, 49 euro o 89 euro, non ricordo. Comunque, diciamo che il prezzo è altino, ma leggermente più basso rispetto ai modelli precedenti, secondo me. Comunque sia, il problema non è l'estetica del Mac, ragazzi, perché finora vi ho parlato di tutto ciò che è visibile, ma andiamo a parlare dell'interno, perché abbiamo due nuovi processori. Apple non ha presentato il chip M1X, M2, no, ha presentato i due nuovi chip chiamati M1 Pro e M1 Max, entrambi veramente molto potenti, e vi elenco le caratteristiche perché mamma mia, mamma mia. Allora, intanto ragazzi, parliamo del chip M1 Pro, che ha 8 core ad alte prestazioni e 2 core ad alta efficienza, per un totale ovviamente di 10 core per la CPU, mentre ha una GPU da 16 core con 32 GB di memoria RAM. La differenza invece tra il chip M1 Pro ed M1 Max è che la RAM diventa da 32, 64 GB, e la GPU raddoppia le sue prestazioni, da 16 core arriva fino ad un massimo di 32 core. Veramente incredibile, ragazzi. Apple dice che attualmente i MacBook Pro sono i notebook laptop più potenti al mondo, e tra l'altro con il display migliore al mondo, perché Apple aumenta la risoluzione, il contrasto, colori molto più veri, vividi, tra l'altro con il promotion display veramente al top. Secondo me questo evento, se posso dare un parere, è stato veramente azzeccato, perché c'è stato un rinnovamento per diversi prodotti, diversi settori, che hanno portato, secondo me, a delle migliorie molto importanti. Ed infine, ragazzi, vi parlo del nuovo servizio lanciato da Apple, in collaborazione ovviamente con la funzione, l'abbonamento di Apple Music. Si chiama Apple Music Voice Plan e permette a soli 4,99€ invece di 9,99€ di abilitare Apple Music. E voi direte, qual è la differenza? Beh, la differenza sta nel fatto che Apple Music a 9,99€ si può utilizzare da iPhone, iPad, Mac, eccetera eccetera, mentre la versione da 4,99€ si controlla solo tramite Siri. E voi direte, come faccio? E lì entra in gioco HomePod, ragazzi, perché se acquistate un nuovo HomePod mini potete utilizzare le playlist anche solo con la vostra voce. E quindi, perché spendere 9,99€ quando potete utilizzare Apple Music con la vostra voce alla metà del prezzo? Secondo me anche questa è molto azzeccata come cosa. Ma comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e qual è la vostra novità preferita di quest'ultimo Apple Event. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZane.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZane, ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.